classifiche. E per iniziare ci catapultiamo nei mitici, meravigliosi anni 80. Gli anni 80 restano nella memoria di tutti come i fantastici anni 80, scanzonati, frenetici, incoscienti e colorati. Non sono tutte rose e fiori. A metà del decennio esplode un reattore nucleare a Chernobyl e una terribile nube radioattiva copre l'Europa. In Italia sono gli anni del pentapartito, cresce la spesa pubblica, dilaga il consumismo e i prezzi salgono alle stelle. Ma si pensa con fiducia al futuro e a godersi la vita. Nelle cuffiette dei Walkman risuonano le canzoni dei Duran Duran, degli Spandau Ballet e di Michael Jackson. I film si guardano in videocassetta. Il cubo di Rubik diventa un fenomeno di massa. In poco tempo ne vengono venduti 200 milioni in tutto il mondo. Sono gli anni delle spalle imbottite, delle giacche esagerate, dei fusò. La donna in carriera, bella, efficiente ed elegante. Il paninaro in bomber e jeans a vita alta, lo yuppie, il giovane rampante in giacca e cravatta sono icone incontrastate della moda. Al cinema spopola tra gli adolescenti Il tempo delle mele, con una giovanissima Sophie Marceau e una colonna sonora che ancora oggi significa primi amori. Spielberg crea E.T. l'extraterrestre, che sembra preannunciare il futuro tecnologico quasi fantascientifico che di lì a poco diventerà realtà. Rivedendo cosa io ho ballato un lento, No, non con E.T., ma con Sophie Marceau, ho rifatto la scena ai migliori anni con Il tempo delle mele, emozionantissimo è stato. Allora, grande successo in quegli anni era l'appuntamento del sabato sera con Fantastico, lo ricorderete benissimo. Allora, noi giochiamo proprio con le classifiche di Fantastico. La prima edizione fu ideata da Enzo Trapani, condotta da Loretta Goggi nel 78, nel 79-80, e poi dopo una breve interruzione via per tanti anni. Qui c'è qualcuno che l'ha anche condotto Fantastico per un bel po' di edizioni. Non vale però, se l'ha condotto Però magari in un'altra occasione sarete avvantaggiati voi in un'altra classifica. Ho molto vissuto. Allora, classifica, decima posizione tra le sigle di Fantastico, la sigla di coda dell'86-87 firmata da Lorella Cuccarini e Alessandra Martinez, L'amore è. Nono posto l'edizione di coda dell'edizione 82-83, Renato Zero, Soldi. Soldi, mani protese, sguardi ingordi, io venderei mamma mia, io venderei casa mia, io ho le mie virtù, a chi mi dà di più, allora, soldi, sentire il suono. Ottavo posto, la sigla di testa dell'edizione 83-84, Eter Parisi, Cerolacca. Settimo posto per Lorella Cuccarini, Sugar Sugar. Verso il blu, respirando noi, aria pulita, voglia di vita. Verso il blu, galleggiando noi, oh sugar, sugar, sono dove vuoi. Sesto posto ancora Lorella Cuccarini, la sigla di testa 86-87. Tutto matto erano gli anni del grande Pippo Baudo. La sigla di testa, c'erano ancora i titoli con
il grande Pippo Caruso che dirigeva l'orchestra. Allora, vediamo nelle prime cinque posizioni e tocca a voi. Nelle prime cinque posizioni c'è Ballo Ballo di Raffaella Carrà, Cicale di Eter Parisi, Crilù di Eter Parisi, L'aria del sabato sera di Loretta Goggi e Disco Bambina di Eter Parisi. Chi c'era secondo voi, iniziamo da voi cari romani, nella posizione numero 5? L'aria del sabato sera di Loretta Goggi. Vediamo, vediamo. No, secondo voi quinto posto per? Ci possiamo consultarci. Secondo voi? Crilù. Crilù, dice Orietta, vediamo. Crilù. Sì, è per Parisi, Crilù, un punto. Di testa dell'84-85. Ora di nuovo a voi, chi c'è al quarto posto? Consultiamoci. Certo, no, certo, perché... senza avvicinarvi troppo. Quarto posto. Ci vuole sempre un metro e mezzo. Quarto posto, quarto posto. Che dici? È forse... Ballo è alto. Ballo, ballo, la Cicale è alto. Aria Disco del Bambino. Disco Bambina? L'aria del sabato sera. No, Disco Bambina. Aria del sabato sera. L'aria del sabato sera di Loretta Goggi. Di nuovo l'aria del sabato sera. Vediamo se è che la vogliamo tirare. È giusto, è giusto, è giusto. Sigla di coda 79-80. L'aria piana e leggera del sabato sera. Sabato. La sai tutta, Claudia? E a me che lui. ABC, chi c'è al terzo posto secondo voi? Al terzo posto secondo me potrebbe essere Ballo Ballo di Raffaella Carrà. Secondo me è ormai ha detto Ballo Ballo, la prima risposta è quella che conta. E ha detto bene perché c'è proprio Ballo Ballo. Voglia di ballar con te. Ballo, ballo, non mi innamoro. Ballo, 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 son prigioniera. Ballo, 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 capolavoro. Che cosa c'è? La sigla di testa dell'82-83. Attenzione, attenzione adesso, perché se individuate la seconda posizione automaticamente vi prenderete anche i due punti della prima posizione. Chi c'era al secondo posto? Secondo me Disco Bambina. Perché Cicale? Cicale è troppo. Disco Bambina. Cicale. Cicale. Disco Bambina. Disco Bambina? Disco Bambina, noi diciamo noi. No! Abbiamo no. Io lo so, io lo so. Secondo me. Cicale! Cicale al secondo posto, Eter Parisi. E al primo posto, appunto, la posizione più alta raggiunta in classifica nel 78-79 è proprio Disco Bambina di Eter Parisi. Oh, Eter, tre nei primi cinque. Esatto, esatto. Beh, erano gli anni che Pippo ha lanciato tutte queste soubrette. Sempre a cavallo di un anno e l'altro, perché ovviamente iniziavano a fine dell'anno e l'ultima puntata era il 6 gennaio con le estrazioni della lotteria. Oltre a Giancarlo mi piace citare anche Montesano che l'ha condotto e Adriano Celentano, edizione storica, e poi Walter Chiari e tanti tanti altri. Allora, 5-1, forza Romani, dovete recuperare.